Ciao ragazzi, spero mi sentiate. È il primo video che faccio sperimentale con la nuova webcam con messa a fuoco automatica della Microsoft. E niente, adesso procederemo al teardown del mio Nexus 5. Cioè, non è il mio, a dire il vero, il mio questo qua, che è abbastanza danneggiato. Ho comprato questo a 20 euro, mi sembra 25 euro, 24 a dirlo tutta, e lo userò come fonte dei pezzi di ricambio per il mio Nexus. Come vedete, questo ha il vetro rotto, ma i danni in teoria finiscono lì, iniziano e finiscono lì. Allora, iniziamo spegnendo il telefono. Questo Nexus che andiamo a smontare monta una memoria a 16 giga. Il mio Nexus è un 32 invece. Diciamo che opterò, cioè evitiamo di fare lo swap della batteria. Cioè lo swap della batteria, signore, lo swap del chip della memoria. Swapperò tutte le altre componenti, basta. Mettiamo così. Che vi metto in una posizione dove riuscite a vedere un po' meglio. Ok, ci siamo. Procediamo al teardown. Allora, riesco ad andare piano, dato che tutte le componenti su questo telefono sono praticamente nuove di pacca. Direi smontandolo proprio senza danneggiarlo in quanto è tutto bello integro. L'ex proprietario mi ha anche assicurato di non averlo mai aperto, non l'ho neanche aperto io da quando l'ho preso, quindi vedremo subito se è vero o no. Adesso è acceso, vabbè. Comunque la cover è andata, l'abbiamo tolto senza danneggiarlo neanche tanto. Come potete vedere, qua c'è la schedina che è della ricarica wireless che ho caricato sul mio. Qua è tutta la back cover. Devo dire che è tenuta veramente bene, è stato impeccabile. La metterei qua da parte. Proseguiamo nel teardown. Allora, facciamo una roba bella ordinata. Le viti le mettiamo lì, stiamo spegnendo, si è acceso, va bene. Spento. Sì, devo dire che in effetti non è mai stato aperto questo Nexus, è intonso. Aspetta, forse è buono. Anche la batteria è perfetta in quel Nexus qua. Io nel mio Nexus, siccome la batteria aveva subito un danno, era stata fatalmente scaricata fino alla morte praticamente, insieme in congiuntura al danno da liquido che ho inflitto al povero telefono, che ha portato poi al danneggiamento della scheda della ricarica wireless. Ok,
queste le abbiamo tolte tutte. Perfetto. Ed è venuto via anche il coperchietto con il vetro, col vetro della camera, minchia, il vetro della camera. Ok, si trova davanti il telefono con la scheda della ricarica wireless, fotocamera, la batteria e il ribbon che collega il microfono a tutta la parte inferiore. Procediamo con lo sportive down. Le viti corte in questo caso, sopra aveva delle viti lunghe. Ah, guarda qua, c'è tutto una sorta di sporcizia dentro. Che roba strana. Comunque stavo dicendo, sopra monta delle viti lunghe. Pensa a te, non capisco se è un danno da liquido o che cosa. Sospettito, come potete vedere, questa sorta di usura che è strana, sinceramente. Io sul mio non ce l'ho. Comunque dentro, all'interno, come potete vedere, se lo metto a fuoco, dentro è perfetto, sporco solo dietro. Vabbè, procediamo. Ok, siamo arrivati a tutta la parte della scheda logica inferiore. Procederei con il disconnettere le antenne senza fare danni. Senza fare danni, Non è così semplice. Vabbè, procediamo a smontarla e poi la rimuoveremo insieme a tutta la parte sotto. Prendiamo questo. In teoria qua dovrebbe essere tutto volante adesso. Qui è la batteria, qua si connette la batteria, qua si connette il ribbon. Batteria scollegata, il ribbon scollegato. Vediamo di alzare su tutta la parte qua del ribboncino senza fare danni. Vabbè, il pezzo lì possiamo lasciarlo attaccato, tanto lo rimuoveremo in tronco adesso. Come vedete, sto alzando i cavi dell'antenna, magari vi avvicino un po', non ci vedete troppo bene. Come potete vedere, ho alzato il cavo dell'antenna qua, il cavo dell'antenna qua, il ribbon e il cavo della batteria scollegato. Adesso sto cercando di rimuovere la schedina. Ah già, c'è attaccato lo schermo. Scolleghiamo lo schermo. Ci siamo. Adesso proviamo a alzare. Ci vorrebbe.
rilassarla piano piano. Sto abbastanza incollato qua. Staccare solo quel pezzo qua dove è ancora attaccato, cioè, e anche qua sotto, qua sotto si è staccato. Mettiamolo qua, ok. Adesso praticamente è rimasto attaccato solo dove c'è il cavetto. Vediamo anche di staccare, vedete qua, esattamente in quel punto lì. Il cavetto è stretto sul pezzo di ferro lì, bisogna fare molta attenzione, bisogna prestare attenzione a non danneggiare né il cavetto né l'adattatore lì. Ok. Ed è venuta via tutta la parte di scheda logica inferiore, diciamo, la mettiamo da parte qua. Perfetto, qua ci rimane la batteria e la parte di scheda logica superiore. Poi procederei con la rimozione della parte di scheda logica superiore. Ok, non è attaccata da nessuna vite come potete vedere, è semplicemente a pressione, secondo me, per quello che mi posso anche ricordare. Quindi ci dovrò aprendola col plettro. Ah no, guardate, c'è un ribbon qua che ancora la tiene. Eccoci qua, ci connettiamo questo ribbon. La batteria l'abbiamo tolta. È ancora attaccato sulla fotocamera, che poi sarebbe quel ribbon qua. Sconnettiamo anche quel ribbon lì, prestando molta attenzione. Sempre. Perfetto, la fotocamera è staccata. Vediamo anche, probabilmente per quello che mi ricordo è incollata. Vabbè, procediamo a alzare la scheda logica. Ah già, è vero, non si toglie perché, ragazzuoli, perché c'è ancora dentro. Meno male che non ho sforzato. Tac. Sim tray. Tolto il sim tray. Penso che non ci sarà più nessuna resistenza. Esatto. Stiamo attenzione a tutti i ribbon. E questa è la scheda logica del Nexus. Qua sotto c'è anche il chip della memoria da qualche parte. Questa è la schedina di ricarica wireless che adesso andremo a rimuovere, in quanto mi serve, in quanto sul mio modello questo componente è danneggiato. L'ho riparato ovviamente e funziona, però avendolo a disposizione nuovo, perché non metterlo nuovo? Eccoci qua. Adesso tutto questo componente è attaccato allo schermo, alla schermatura, e adesso bisognerà togliere la schermatura, procedere con il rimuovere la schermatura, che è tutta questa parte metallica attorno alla scheda, diciamo.
Ok, possiamo procedere. Io entrerei con questo giusto per rialzare la parte attaccata molto delicatamente, come potete vedere. Praticamente completamente sollevata, manca solo l'ultimo pezzettino qua. Perfetto. Questa è la ricarica, la schedina da ricarica wireless con tutta la sua placca e l'appoggio qua. Questa scheda logica a questo punto riceverà la memoria qua sotto, quanto qua sotto potete vedere. Vediamo cosa c'è. Ah no, beh, SanDisk, potrebbe essere questo 16 giga. Sì, è questo qua, riceverà la memoria. Esatto, 16 giga. E niente, questa è la scheda logica con i suoi tastini famigerati che saltano, questi due qua. Come potete vedere, sostituirli non è esattamente semplice, sono saldati, micro saldati abbastanza in maniera non così semplice da cambiare e da sostituire. Perfetto, quindi questa è la scheda logica del Nexus 5 a 16 giga. La mettiamo qua. Adesso cosa ci rimane? Ci rimane qua la fotocamera attaccata dentro, questo ribbon qua che è la fotocamera anteriore. Perfetto. Il jack audio che andiamo a rimuovere prontamente, direi, e lo speaker che adesso andiamo a rimuovere. Sì, ci vedete, perfetto. Direi di usare una pinzetta. Camera, la fotocamera, perfetto. Eccola qua, si trova qua, la mettiamo qua. Questo è l'audio e questo è il jack audio. Cerchiamo di rimuoverli senza eccessivo stress di tutta la struttura che torneremo a utilizzare. Non so neanche se rimuovere, sinceramente. Boh, io lo lascerei anche lì. Lasciamolo lì, ragazzi. Intanto lasciamolo lì. Procediamo nel togliere la batteria senza danneggiare anche questa, possibilmente. Ecco, questa è fatta da due parti in realtà. Questa parte, come vedete, piegata superiore, e tutta la parte inferiore. Questa parte superiore è un controller che vi permette di collegare con questo ribbon la batteria del telefono. Diciamo che la batteria è incollata, ovviamente. Quindi rimuoverla senza stress non è esattamente semplicissimo.
qua, da questa parte rimane più alta. Ok, si è fatto un leggero inferno qua. Io mi continuerei a infilare sotto qua. Perfetto. Batteria Nexus 5. Connettore. Perfetto. Mettiamola qua. Ok. Siamo arrivati il bel, diciamo, la struttura con lo schermo attaccato. Qua dovremmo riuscire senza eccessivo stress un'altra volta ad alzare il ribbon. C'è questa sorta, faccio vedere, questa sorta di tape che ricopre il connettore qua e niente, diciamo che sta un po' in fuga. Dello schermo, questo sono andato. No, possiamo procedere ulteriormente a disconnettere lo schermo. Sempre prestando moltissima attenzione. Ok. Lo schermo staccato. Ora in pratica dovremmo riuscire a spingere fuori. Però dovremmo scaldarlo per farlo. Messo qua dove c'è la telecamera, probabilmente trattenere la medesima. Ah no, il tasto che rimbambito.
questo punto io toglierei tutto, sia il microfono che il jack audio, perché non vorrei danneggiarli. Danneggiare nella procedura. Ok, in pratica qua rimane solo la telecamera frontale. È assicurata con dello scotch. Toglierla come al solito senza recare danno alcuno. Bene, cioè bene, lo schermo è stato venire via. No, non necessariamente questo è un bene. Mi fa pensare che a questo punto forse effettivamente è meglio che metta a lavorare sulla vaschetta, in quanto ci sono dei pezzi di vetro volanti qua, ci saranno dei pezzi di vetro volanti senza dubbio. Prima di proseguire allo sfaccimma proverei questa tecnica. Praticamente è una macchina per il sottovuoto alimentare. Sacchetti di vuoto ovviamente, sottovuoterei il telefono per scaldarlo. Così che non si danneggia. Magari ci mette un po'
aspetta. Telefono messo sotto vuoto totale. Questa procedura ci sarà utile anche per rimontare lo schermo. Adesso procedo a prendere il phone, perché ho deciso di farlo con il phone. Arrivo ragazzi. Quanto la mia station per saldare va 8 gradi, e diciamo che nella parte sotto di temperatura non è molto gestibile, invece questo ha un programma a temperatura controllata che ci chiuderò questo. Facciamo un test. Bisogna portarlo sui 65 gradi, siamo a 32, spingiamo un po' la temperatura, dai, siamo un po' piano. 40, temperatura per rimuovere lo schermo raggiunta. Stichiamo il connettore, via libero. Grazie ragazzi.
di più. Sigressione sotto qua. Sto scaldando più e basta. In teoria deve arrivare alla sua temperatura. Droppato, attenzione, sarebbe venuto via intero se non fosse stato rotto. Sono tutti vetri da tutte le parti adesso. Schermo, un vetro rotto, 70 gradi ci vogliono alla fine. Pezzi di vetro, perché ragazzi, che fatica tirare via dei pezzettini di vetro.
po' sporchino, diciamo. Giustamente ho usato nero. Dai ragazzi, è venuto via bene lo schermo. Se non fosse stato rotto sarebbe venuto via intero. Sono abbastanza positivo sul lavoro che si farà sul mio telefono. Thank you.
sta un attimo infissando a pulirlo nei lati perché è davvero sporco. Mi fa un po' schifo. Sacre scritture. Direi che ci siamo. Abbiamo scoperto che lo schermo è effettivamente come era corto, con tutti i cazzo di strati. Bene, adesso direi che mi prendo una pausetta. Poi smonto il mio Nexus, facciamolo su a pone tutti i pezzi che abbiamo appena tolto. A parte la motherboard perché io la voglio 32 giga. A tra poco.